Turzi, state giocando contro una buona squadra, un buon quarto di finale. Cosa vi serve per recuperare questo gol e per vincere? Serve un po' più giocare da squadra, giochiamo troppo individualmente. Bocca al lupo, Turzi. Enrico, un buon primo tempo, state giocando abbastanza bene, forse vi manca qualcosina lì davanti, qualche conclusione in più potevate finire questo primo tempo con un paio di gol di scarto in più. Cosa vi serve per ovviamente chiudere questa partita? Sì, serve essere un po' più concreti in attacco. La fase difensiva è stata ottima nel primo tempo, bisogna soltanto provare più tiri in porta anche da fuori. Bocca al lupo. Siamo qui nel post partita, visto affrontarsi Longobarda contro Rivombrosi. La partita è finita 3-2 per la Longobarda. Abbiamo qui il bomber Iguan Smimmo, autore di un bellissimo gol. Smimmo, complimenti per questo, per questa semifinale guadagnata. Secondo me con merito, perché avete giocato con me, abbiamo giocato è stata una partita combattutissima fino all'ultimo respiro, veramente abbiamo giocato bene, abbiamo dato bene il campo, siamo stati compatti stavolta, veramente il merito pure agli avversari, bravi anche loro. Enzo, buona prestazione nel complesso, vorrei che te lo metto io. Buona prestazione sia tua, sia di Pommella. E che di Secci. E di Secci, è Ivano. E Ivano, effettivamente sì. Guarda caso i tre che hanno fatto gol. Infatti, effettivamente. Quindi, che dire. Complimenti a tutta la squadra, veramente. Veramente complimenti a tutta la squadra. Una dedica speciale per questo bellissimo gol. Sempre a tutta la squadra, in particolare a mia moglie e mia figlia. Ciao Manu. Va bene. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Max.